Sempre dal Muevete, solo musica e ballo, ho recuperato il quarto dei magnifici quattro qui organizzatori di questo grande evento. Sono qui con Ciocco DJ, ciao. Ciao, ciao carissima. Allora, io vorrei sapere come mai Muevete. Boh, l'idea è partita così, Muevete comunque, lo sappiamo, Muevete vuol dire movimento, muoversi, scaricarsi, così. Allora da lì è partita l'idea, diciamo, perché non chiamarle così? Diciamo, Muevete, che vuol dire carica, proprio al massimo della potenza. E da lì è saltato fuori il nome. E questo era il nome. Come mai l'idea di creare un evento così grosso a livello di salsa, addirittura due giorni, con tanti stage, con tanti artisti, non soltanto italiani, da dove è nata? Era un sogno che avevi nel cassetto da tempo? Senti, te posso dire che sì, era proprio un sogno questo che c'era nel cassetto, nel nostro cassetto, e di movimentare un po' anche l'Emilia, un po' di darle un qualcosa di motivarla, diciamo, sulla questione salsa, e anche inserire dentro anche altre discipline. E da lì ci siamo messi d'accordo e ha detto: dai, buttiamo tutto su e proviamo, perché no? Allora, tu sei cubano doc, da Varadero. Che bello è, che soddisfazione è per te vedere che molti italiani abbracciano la vostra cultura e amano così imparare i vostri balli. Guarda, sì, mi metto a pensare, io sono da 21 anni qua in Italia, e mi ricordo che quando sono arrivato qua, cioè, non c'era tutta questa euforia, tutta questa espansione dei balli caraibici. E piano piano, come è passato gli anni, proprio si è iniziato a allargare in tutta l'Italia, principalmente anche in Emilia Romagna. E allora, diciamo, io personalmente sono contentissimo di che, diciamo, ci sono ovunque serate latina, dove si va la salsa. Adesso si è introdotto anche la kizomba, bachata, un po' tutto. Siamo contentissimi. Allora, tu da ballerino, perché loro non è che vanno a scuola di ballo, nascono che sanno già fare, loro sanno già fare. Che difficoltà è in questi due giorni passare di sala in sala e non fare un balletto, perché sei l'organizzatore e devi stare dietro le quinte? Vabbè. Adesso devo fare, cioè, mi metto nel panno dell'organizzatore. Due balli me le farei io in tutte le sale, no? Però ci devo stare dietro, questo. Non posso, però mi tocca lavorare, vabbè, sono contento lo stesso. Allora, io ringrazio DJ Cioccolatte, lo lascio andare perché stanno davvero correndo, ma noi saremo insieme e vi regaleremo un po' di quello che accade qui dalla Muevete di Faenza in questa grande due giorni. Grazie a te, ciao. Grazie, ciao, grazie.